Salve a tutti e bentornati su Paper Mario il Portale Millenario. Nello scorso episodio non mi ricordo che cosa abbiamo fatto. In questo episodio arriveremo in top 3 nella classifica. Quindi facciamo match ufficiale, teniamo come al solito Goombella per il primo momento per vedere un po' chi sono i nostri amici. E partiamo. Bene, Gonzales, ti sei deciso a combattere. Questa volta incontrerai alla posizione 3 in classifica i tre gemelli. Ascoltami bene, in questo match devi subire danni per almeno 5 volte, ok? I match facili non piacciono a nessuno, non è così? Buona fortuna, Roccia. Sì, mi conviene decisamente vedere quanti punti vita hanno. Gonzales, comincia il match, mi segua. Ok. Che tra l'altro ho controllato la classifica oggi, a quanto pare. Ah, un attimo. Ed ora il match fra il giustiziere degli inferi, Great Gonzales, e il triangolo della paura, i tre gemelli. Forza Mario, ce la faremo! Gonzales, distruggeremo in nome di nostro nonno che ci guarda dal cielo. E battiamo il gong. Ok, stavo dicendo, guardate la classifica prima di cominciare con questo episodio. E a quanto pare Falcomel non è in top 3, cioè è proprio sopra. Ok, bisogna subire danni almeno 5 volte. Va bene, allora, cominciamo con lei e vediamo un po' enciclopedia. Quindi direi che la terremo per un po' di turni. Perché dobbiamo fare tre turni, ovviamente, per analizzare tutti. E poi un altro per cambiare compagno. È un Martel Koopa, lo conosciamo già. Lotta usando il martello. Ha un massimo di 7 punti vita, potenza 4, difesa è 1. Ok, difesa 1, immagino sia per il casco. Quando è corto di punti vita si rende pericoloso lanciando martelli a raffica. È forte come sempre, quindi fai bene attenzione. Ma quei martelli che brandisce senza tregua non finiranno mai? A quanto pare, secondo la logica di Mario, no. 1 e 2. Va bene, tanto non è che facciamo così tanto danno comunque. Aia, avevo premuto A, ma forse non l'ho fatto abbastanza. Abbastanza in fretta. E adesso ha recuperato punti vita, non che gli servissero particolarmente, ma ok. Va bene. Enciclopedia di nuovo. Contro Fuoco Bros e Boomerang Bros. Perché Bros se è uno solo? Va bene, non importa. Allora, sicuramente saranno le stesse stats. Sì. Semplicemente lui ci spara fuoco e è un problema. È un fuoco grosso, se è un Martel Koopa che sputa palle di fuoco. Ok. L'unica differenza è che mi pare che l'attacco del Martel Koopa fosse 4. Ok, massimo 7 punti vita. Sì, se vieni colpito da una palla di fuoco rischi di bruciarti. Usa difesa. Quando corti di punti vita diventa più aggressivo, ovviamente. Quindi prendiamo il martello, mazzapicchio. 1, 2, 3 e vai. Va bene. Aia, ok, sì, sta lanciando un po' troppi martelli. Sono morto. Bene. Ok, ho capito perché questi sono terzi. La vittoria di questo match va ai tre gemelli, ok. Ok, va bene. Credo di dovermi allenare di più sulla difesa. Una moneta, ti ringrazio. Adesso in posizione 4. L'importante è che non scendiamo. Arrivederci, sì. Allora. Questo è occupato? Ovviamente. Non dovrei neanche chiedermelo. Sono già. No, sì, infatti dovrei andare a dormire. Quindi riposiamo. E pensiamo un po' alle nostre mosse. Allora, in teoria adesso abbiamo analizzato quasi tutti. Quindi analizziamo solamente l'ultimo, il Boomerang Bro, che è un grosso problema in effetti, perché credo che l'attacco sia solo 2, però il problema è quante volte può fare questo attacco. Quindi sì, dobbiamo fare molta attenzione. Questo match deve usare le tecniche speciali almeno una volta. Ok, molto facile. Il pubblico impazzisce se le tecniche speciali, la lotta libera è anche show. Buona fortuna, Roccia. Ok, è molto facile in realtà, semplicemente. Ok.
Dicevo semplicemente, cominciamo con lei e con Mario utilizziamo la tecnica speciale dell'astromoto e poi cambiamo con Xorplont, che così li possiamo annientare molto facilmente. Se ho saltato perché tanto abbiamo già visto quello che dicono. Sono quasi tutti Dragon Ball tranne Luigi. Ok, cominciamo con lei. Tecniche, enciclopedia, vai. Devo fare molta attenzione con l'astromoto perché con questi è di vitale importanza farlo bene. È un boomerang bros. Sì, è un Martel Koopa che lancia boomerang. Attacco 2, infatti, immaginavo. Massimo in 7 punti vita, potenza 2, la difesa è 1. Il boomerang colpisce due volte quando lo lancia e quando ritorna. Fai attenzione a quando torna indietro. Quando è a corto di punti vita diventa più aggressivo, quindi usa difesa. Sì. Speciali. Astromoto. Vai. Dobbiamo fare molta attenzione adesso, quindi mi concentro. Perfetto. Sei di danno, mica male. Ok. Va bene. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Credo che abbiamo vinto. Potremmo aver vinto. Perché se adesso vado con lui, faccio salto e faccio multisalto. Sì. 1, 2, 3. Ok. Meno male che abbiamo avuto questa condizione perché altrimenti non so se ce l'avremmo fatta. Perché superi danno per almeno 5 volte è davvero un grosso problema con loro. Il vincitore è Great Gonzales. Il framerate sta implorando pietà. Perché ogni tanto non riesco a parlare e devo dire le cose due volte? Non ne ho idea. 22. Niente male. E adesso siamo in top 3. Perfetto. A rifetterci. Ci dice qualcosa Mister X? Oppure possiamo combattere? No, ci dice qualcosa Mister X. Ok. E l'ultimo avvertimento. Smetti di cercare le gemme stella. La gemma stella. Altrimenti sei un altro lottatore di cui si perdono le tracce. La Von Fungen. Ovviamente la Von Fungen. Leggendo queste mail si capisce che il mittente ha conoscenza sia dell'esistenza della gemma stella che degli scomparsi. È la chiave per risolvere tutti questi enigmi. Ma chi sarà mai? Chissà chi sarà mai. O è Ganzo o è la Von Fungen. Per forza, non può essere nessun altro. Dormiamo che almeno recuperiamo i punti fiore che abbiamo perso. E adesso andiamo. Hai anche punti vita in effetti perché abbiamo preso un po' di danno. Allora, vediamo la classifica. Tanto per vedere chi ci conviene prendere le zanne. Oh! Potrebbe essere un problema. Vediamo, match ufficiale. Proviamoci. Bene, Gonzales, ti sei deciso a combattere perché ho sempre difficoltà con una frase. Questa volta incontrerai alla posizione 2 in classifica le zanne assetate. Ascoltami bene, devi vincere questo match prima che il nemico ti tolga 20 punti vita. Infatti non sopportano che il loro lottatore preferito soffra troppo sul ring. Buona fortuna, Roccia. La cosa positiva è che possiamo... Oh, non potevo muovermi. Gonzales, ho portato un regalo. Glielo faccio qui. Ci faccio ciò che vuole. Un'altra torta. No, non penso che la mangerò. Probabilmente la prima non aveva niente di male per farci credere che effettivamente qualcuno ci volesse bene. Questa ci uccide, sicuramente. Cioè non ci uccide, però ci dà dei problemi. E sono uguali, quindi in teoria dovrei riuscire ad analizzarli. Ed ora il match fra il giustiziere degli inferi, Great Gonzales. E il terrore vestito di rosso. Il terrore è vestito di rosso, le zanne assetate. Non perderemo. E battiamo il gong.
Non penso che potessi dire quel Bau Bau molto meglio di quanto abbiano fatto loro. Di quanto abbiano fatto loro. Quindi non l'ho fatto. Ho molta paura di quello che mi possono fare. Quindi andiamo subito con l'enciclopedia. Non penso neanche che li possiamo colpire di testa, perché secondo me ci azzannano. Punti vita 6, attacco 5, difesa 3. È un catenaccio rosso, una feroce mascella di colore rosso, ovviamente. Massimo di 6 punti vita, potenza 5, difesa 3. Essendo dotato di molta potenza, è bene sconfiggerlo al più presto. Anche in quanto a difesa non scherza. Non ha molti punti vita, quindi gli suggerisco di usare oggetti o tecniche speciali. Sì, infatti pensavo di usare l'astromoto, però non possiamo ancora. Ma per essere così rosso si sarà fatto tingere? Non lo so. Allora. Potremmo provare con questo. No, non è stata una grande idea perché in effetti hanno molta difesa. Facciamo molta attenzione. Mi ha fatto 4 di danno e mi sono parato. Ok, però non me ne fa troppa se non mi paro. Perché hai curato lui che non aveva... Vabbè, non importa. Oggetti, allora, gira tutto. Che cosa che possiamo mettere contro di loro? Mister Mini. Potrebbe essere una buona idea. E non funziona. Perfetto. Mazzapicchio. Di nuovo, sì. Che almeno uno se ne va. Bene. Adesso dobbiamo fare molta attenzione a lui. Aia. Ma perché curi lui se non ha bisogno di essere curato? Quanti sassi c'erano? Ok, va bene. Tecniche. No. Oggetti. No. Tattiche, cambiamo. Cambiamo. Anzi, no. Non lo so. Non saprei in effetti. Ma sì, cambiamo. Conviene. Conviene decisamente. Prendiamo Xorplont. E martello. Mazzapicchio. Andiamo. 1, 2, 3. Vai. Ok. Perfetto. Meno male che l'ho visto in tempo. Ok. Ha veramente pochi punti vita. Non è per niente una buona cosa. Spero che non gli faccia male. Sì, è decisamente un attacco molto leggero. Quindi, di nuovo, mazzapicchio. È l'unica cosa che effettivamente funziona contro di loro. E funziona anche decisamente bene. Quindi, addio anche a te. E abbiamo ottenuto un po' di punti stella. Ok. E abbiamo anche abbastanza cose per fare. Come si chiama? L'attacco. Non mi viene il nome. Astromoto. E che avevo detto? È stata una passeggiata. Quel tizio sta. Ok, va bene. 24, grazie. E che cosa sta succedendo al Koopa qua di fianco? Posizione 2. Ha soddisfatto le condizioni. Sì, va bene, lo so. Arrivederci. Lui ha mangiato la torta, vero? Senti, Gonzales. Eh? Oh, ho mangiato un. Lo sapevo. Quanto lo sapevo. Quanto lo sapevo. Era una torta avvelenata? Saremmo finiti così anche noi se l'avessimo mangiata. Quanto lo sapevo che sarebbe successo. Per forza, la prima non ci ha fatto niente perché doveva convincerci che effettivamente quei primi. Cioè, quei regali non fossero niente di dannoso. E invece. Guardate come è finito lui. Ma è vivo? Non per molto, mi sa. Quindi facciamo così. Prendiamo lei e andiamo direttamente al prossimo match. Magari si sentirà meglio. Match ufficiale. L'ultimo match che dobbiamo fare prima di Falcomen. Bene, Gonzales, ti sei deciso a combattere. Questa volta incontrerai alla posizione 1 in classifica Jokupa armato. Ascoltami bene, in questo match non devi usare oggetti. Un lottatore professionista deve confidare nella propria forza, ho ragione o no? Buona fortuna, Roccia, tanto non li uso comunque molto spesso. E l'unica volta che ho provato a usarli nello scorso match non è stata una buona idea. Gonzales comincia il match, mi segua.
Ok. E questo qua, tra l'altro, quello che avevamo a destra. Ed ora il match fra il giustiziere degli inferi, Great Gonzales, e il cavaliere piccante, Joe Cooper Mato. Non perderemo. Dobbiamo colpirlo solo col martello, è evidente. Gonzales conoscerà il vero spirito del lottatore indomito. E battiamo il gong. Oh, no way, Matti si è predetto quello che avrebbe detto lui. Ha già giocato questo gioco, wow. Va bene, evitate di usare oggetti. Che sono solamente questi? Sì, non c'entra niente il fatto che sia un martello. No, infatti. Tecniche, enciclopedia. Neanche l'enciclopedia dovrebbe essere una cosa... Non possiamo usarla, insomma. Attività 25. È un cupo armato scelto all'area combattiva. Ha un massimo di 25 punti vita, la potenza 5 e la difesa 2. Riesce a caricarsi di energia nell'attacco successivo e devastante, fa attenzione. I suoi occhi rossi lasciano intuire la sua forza, quindi non posso curarmi. Ho appena realizzato questa cosa. O forse non ho dormito bene la notte scorsa. Ok, allora, speciali. Non ci conviene. Aspettiamo. Ripeto, non credo che mi convenga usare questi cosi. Perché secondo me ci fa solamente male. Mazzapicchio. Li faremo 4. Però è meglio di niente. Aia, quello non l'avevo visto. Stavo guardando lui. Ok, 4. Wow. Ok, allora. Ci proviamo? Proviamo solo con una testata. No, infatti. Lo sapevo che sarebbe stata una scelta stupida, però dovevo provarci. Mazzapicchio. Ok. Altri 4 andati. In realtà non credo che ci metteremo troppo. No, ok. Non è decisamente giornata. Comunque 4 se mi difendo è veramente troppo comunque. Ho letto 2 volte comunque, non importa. Cambiamo, anzi. No, sì, cambiamo. Prendiamo... Chi prendiamo... Questo no. Non so se Spiru può fare molto, però proviamoci. E di nuovo mazzapicchio. 1, 2, 3, vai. Ok. Non ci manca tanto ad avere tutti questi punti. Ok. Tutti i punti, tutta l'energia stella, non punti. Tecniche. Secondo me è una pessima idea fare schiacciatossa. Anzi, facciamo bacio viscerale. Ci conviene decisamente di più. Ok. Dai. Ok. Perfetto. Abbiamo recuperato un po' di punti vita. Di nuovo mazzapicchio. Manca poco. 1, 2, 3, vai. Non ho ancora capito come funzioni il bacio viscerale, ma... Come prima, ok. Fa niente per un pelo. Tecniche, schiacciatossa, una pessima idea, ma ci si prova. No, sì, infatti, era ovvio. Però pensavo che magari, essendo lei così grande, non le avrebbe fatto danno, ma si sarebbe letteralmente schiantata. Ha un singolo punto... Non ha più un singolo punto vita. Ok, posso dire che la battaglia contro i tre gemelli era più complessa? Cioè, questo semplicemente aveva tanti punti vita, però non era assolutamente una battaglia difficile. Il vincitore è Great Gonzales. È un cliché ormai, abbiamo collezionato un'altra vittoria. Ok, va bene. E siamo a 539, siamo in prima posizione. E lui sembra sentirsi meglio. E Mr. X, ovviamente. Oppure l'altro. Un'altra email? Chi sarà stavolta? Stacca i poster di Great Gonzales nell'ingresso, Mr. X. Di nuovo Mr. X? Non mi fido di lui, ma è l'unico indizio che abbiamo per trovare la giammastella. Su, andiamo a staccare i poster di Great Gonzales nell'ingresso. Andiamo.
Questo è un ottimo capitolo, devo dirlo. Rispetto agli ultimi due, al secondo in particolare, perché il secondo non mi è particolarmente piaciuto come capitolo, questo è un ottimo capitolo. Mi sta molto piacendo. Speriamo che i prossimi siano all'altezza. Ok, dobbiamo staccare questi poster, quindi immagino che ci servirà lei. Ok, anche questi. È strano che dobbiamo metterci letteralmente dietro il poster, però... cool, I guess. Non è che Mr. X per caso è Falco Man? Potrebbe essere? Non ci sono più poster qui. Forse sopra c'è qualcosa, vediamo. Sì, ci sono questi. Vai. E l'ultimo. Dovevamo toglierli tutti oppure era letteralmente l'unico, l'unico che non avevo ancora tolto? Ok, chiave magazzino. Questo so dove dobbiamo usarla. Apri la porta del piano superiore del magazzino, Mr. X. Va bene, dovrei ricordarmi come... Ah, no, sì, mi ricordo come si fa. Prendiamo lui, tanto per... che ci serve. Anzi, no, forse non ci serve in realtà lui, però... Vabbè, comunque ce lo portiamo dietro perché Xorplunt è molto veloce e anche molto simpatico. No, non è qui che voglio andare, ma voglio andare qui dentro. Ok. Mi chiedo se una volta che saremo arrivati in cima alla classifica avremo effettivamente finito il capitolo. Intanto apriamo. Chiave magazzino. Ok. Va bene, sì, lui ci serve decisamente perché dobbiamo fare questa cosa. E adesso possiamo fare la cosa che abbiamo imparato ieri, o l'altro ieri. Oh. Ma cosa? Cosa ci fate qui? Furfagon? E tu, ma ci occupa? Oi. Ehi, ciao, Gonzales. Ascoltami bene, non ti avvicinare al ring... Quando non c'è nessuno. Ah. Quando non c'è nessuno? Furfagon, stai bene? Cosa significa di non avvicinarsi al ring? Forse non dovrei stargli sopra. Aspetta. Non devo stargli sopra però. Dai. Spostati anche tu, Sarkant, per favore. No, ok, non posso proprio parlargli. C'è qualcosa che non va, mi sa. Chissà perché ho questo presentimento. Qua non posso fare niente. Allora. Non so perché io sia qui. E... Ah, non posso andare in avanti, vedo. Forse posso rompere queste casse cose. No. Allora non saprei. Con lei posso fare qualcosa? Con Spirou? Vediamo. Non sembra. No, quindi non posso fare assolutamente niente. Gonzales, l'hai vista? Era la signorina Van Fungen. Ma cosa sta succedendo qua dentro? Vediamo. La signorina Von Fungen potrebbe essere nello studio di Guns, quindi proviamo a vedere. Altrimenti sappiamo già dov'è. Ok, corriamo e vediamo. Possiamo esaminare? Sembra di sì. Non c'è assolutamente nessuno. Ok. Va bene. Mi sa che dobbiamo uscire e basta. E se non troviamo la Von Fungen qua da qualche parte, mi sa che dobbiamo semplicemente andare a combattere e basta. Vero? Sì. Non dobbiamo avvicinarci al...
al ring quando non c'è nessuno. Ok, che cosa vuol dire però quando non c'è nessuno? Cioè, quando non ci sono spettatori? Ah, vediamo. Chi non è registrato per un match non può entrare, va bene. Ah, potrei avere un'idea. Vediamo. In teoria, se andiamo di qua, dovremmo essere in grado di accedere al ring. C'è qualcuno qui? Diamo un'occhiata. Sento la folla, quindi c'è sicuramente qualcuno. Infatti. Ma non credo. Vai, vai, vai. Cioè, oh. Va bene. Qua decisamente ci sono delle persone. Proviamo a guardare su. Se su c'è qualcuno e quindi quella cosa per il momento non vuol dire ancora niente, vuol dire che dobbiamo semplicemente andare a sfidare il campione. Proviamo. Proviamo e vediamo. Anche qua però sento. Sì, infatti. Ok, sì, semplicemente questi sono gli spalti superiori, quindi ha senso. La cosa particolare è che pensavo che fossero effettivamente due ring diversi, quindi che Guns in qualche modo fosse in entrambe le stanze, ma invece no, sono semplicemente gli spalti superiori. L'ho realizzato adesso. Ok, entriamo nel nostro spogliatoio e vediamo se è cambiato qualcosa in effetti. Questo è ancora occupato? Sì. Possiamo parlare con... Sì, ok, sì, va bene. Volevo parlare con lui per vedere che cosa ci dice. Se vuoi combattere, sfidiamo in culo, ma stavolta per parte lo sconfitto, va bene. Ok, adesso andiamo, match ufficiale. E dobbiamo affrontare il campione. Bene, Gonzales, ti sei deciso a combattere. Questa è la sfida finale, incontrerai Falcoman. Il titolo di campione ti aspetta, non deludermi ragazzo. Ascoltami bene, in questo match non ci sono condizioni. Affronta il campione in una lotta senza quartiere. E ora vai a prenderti quel titolo. Forza, buona fortuna, Roccia. Ok. Quindi questo significa... Gonzales, comincia il match, mi segua. Sto dicendo, questo significa che effettivamente potremo fare tutto ciò che possiamo. E che potrebbe effettivamente essere una battaglia... complessa. Ehi, aspetta un attimo, il ring non è là. Oggi è un match particolare, seguitemi in questa parte. Uffa, ma dove ci sta portando? Da questa parte? No? Aspettate qui. Non è un altro spogliatoio di serie B questo? Ma non c'è nessuno. Perché dobbiamo stare qui? E quando inizia il match con il campione? Signore e signori, è giunto il momento tanto atteso da tutti noi. L'inarrestabile Great Gonzales sfiderà il campione in carica, Falcoman. Innanzitutto un applauso non a un uomo comune, ma a una trebbiatrice di vite umane. Falcoman! Campione, come si sente? In forma smagliante per affrontare un potente rivale? Di campione ce n'è uno, quello netto non è nessuno. Nanetto. Di quella nullità rimarrà solo un ciuffo di baffi su questo ring, potete giurarci. Ma Gonzales ha raggiunto la vetta della classifica con una rapidità strabiliante. Ha paura all'idea di essere spodestato da un uomo che ha conseguito dei successi tanto eclatanti? Sono successi di poco conto. Sono io il numero uno e oggi lo confermerò davanti al mondo intero. Non se non arriviamo. Ehi, ma non è tardi? Vado a vedere cosa succede. No, non andare, ti prego, non andare. Ok, no, è chiusa chiave.
Gonzales, che guaio? La porta è chiusa a chiave? Non... ci hanno rapiti! Dove letto il nonno, non ne ho idea. E ora sale sul ring il giustiziere degli inferi, Great Gonzales! Beh, dov'è... dov'è Great Gonzales? Sarà scappato con la coda fra le gambe per la paura. Che situazione inattesa. Sarà fuggito davvero il nostro Gonzales? Se non si presenta sul ring entro qualche minuto perderà automaticamente l'incontro. Se non usciamo di qui perderemo l'incontro. Dobbiamo fare qualcosa. Ma lo faremo prossimamente. Quindi... nella prossima parte di Paper Mario, il portale millenario, qui c'è qualcosa di molto interessante. Scopriremo che cosa sta succedendo qui e forse concluderemo questo capitolo una volta per tutte. Quindi sì, alla prossima.